state parlando Messi, Maradona, ognuno dopo, giustamente Fabio, tu dici, uno prende posizione, dice per me è questo e quello. Se andiamo però su dei dati, no? Parlavate di Pelé e Maradona, io da ragazzino mi dicevano chi è più forte, Maradona o Pelé, e io Pelé non l'ho vissuto, mi hanno detto che ha giocato solo in Brasile, posso immaginare che Maradona ha giocato in Europa, in Argentina, ho visto le immagini, ha vinto quello che ha vinto, il mondiale, gli hanno spezzato una gamba, dico, per quello che ha mostrato in giro per il mondo, diciamo l'ha fatto un po' da tutte le parti. Ma in questo caso, io torno a quello che hai detto tu Fabio all'inizio, e noi conosciamo il regolamento, non è che non voglio dire che non l'hanno mai spinto a Messi, ma io mi ricordo di Gentile, era in campo pure lo zio, che ha dovuto fare 26 falli, calci in testa, in bocca, per terra, per prendere un'ammonizione. Adesso ti tirano la maglietta, è potenziale occasione, pericolosa, sei ammonito, e gli avversari è difficile che ti facciano un'entrata, ti sgomitino, ti entrino, perché la prima occasione è sei ammonito, hai dei problemi, poi questo calcio che è di possesso non ti migliora nella fase difensiva, nella marcatura, perciò non esistono i marcatori a uomo che ti seguono tutto il tempo e ti aggrediscono e non ti fanno giocare. Allora, se io devo dire, come Marco dico, lasciamo perdere, due meraviglie, ce le siamo godute, ma se devo proprio dire attraverso i regolamenti quello che ho vissuto io, dico, non c'è proprio storia, Maradona tutta la vita.